fine che cosa andavamo a fare, perché di solito non lo faccio, però visto che qualcuno me lo chiede, oggi lo faccio. Allora, la salita è quella classica dello Stelvio, con partenza da Prato allo Stelvio. Si fa tutta la salita fino al passo, poi al passo proviamo a fare qualcosa di un po' di diverso, e quindi saliremo ancora leggermente fuori strada, quindi fuori asfalto. Faremo un primo tratto in discesa su quella che dovrebbe essere una vecchia strada militare, ormai in disuso e quindi è molto stretta, però c'è ancora la strada, e arriviamo fino al passo Umbrail. Al passo Umbrail, invece di scendere direttamente a Santa Maria, che sarebbe il classico giro su asfalto e si chiude lì, in realtà al passo Umbrail andiamo a prendere un single track che ci porta di nuovo in salita fino alla Bocchetta della Forcola. Da Bocchetta della Forcola, che è circa 2750, si scende su single track ed arriviamo ai laghi di Cancano. Laghi di Cancano, si fa il giro dei laghi classico, poi si prende una strada bianca forestale, si fa la Valmora e scendiamo di nuovo a Santa Maria. Santa Maria, di nuovo asfalto ciclabile, Glorenza, e si ritorna alla base. E quindi questo è il programma. Vediamo se si riesce a fare, se è praticabile in gravel, e se lo è, poi lo vedrete nel video e nella traccia che allegheremo. Quindi ciao. Mancano circa 3 km e sono forse tra i più duri. Sta a trovare il giusto ritmo e il giusto rapporto. Qui siamo in cima allo Stelvio, questa è tutta una serie di tornanti che si vede una volta che si è arrivati in cima e che di fatto si è pedalati per arrivare su. E oggi niente riprese con il drone, perché siamo dentro il Parco Nazionale dello Stelvio ed è vietatissimo far volare il drone se non con dei permessi che bisogna richiedere e per dei validi motivi, e fare i nostri video, fare i video che facciamo noi non sono dei validi motivi, quindi non abbiamo chiesto nessun permesso e non facciamo volare il drone. E adesso piccola sosta e poi proseguiamo, come dicevo prima, in fuoristrada finalmente. Siamo arrivati al rifugio Garibaldi e adesso comincia la discesa, quella, fino all'Umbrail, che è là sotto, e poi da lì riprendiamo quell'altra là, si sale su, Bocchetta della Forcola, per scendere la via di Cancano.
dall'Umbraille siamo ripartiti a salire verso Bocchetta della Forcola. La prima parte è tutta in salita, parecchio impegnativa. Qui si scenderà verso i laghi di Calcano. Thank you. Ciao. Ciao. Che ho fatto la salita e la discesa da Bormio da e verso lo Stelvio, buttavo l'occhio su e vedevo dei ciclisti qua su in alto e mi chiedevo da dove diavolo fossero saliti o dove stessero andando. Ecco, oggi arrivano le risposte. In pratica, a distanza di qualche anno, con un mezzo diverso, si fa anche questo spettacolo. Posti magnifici, laggiù ci sono le macchine e quassù solo qualche bicicletta e gente a piedi. Splendido. Uno degli attraversamenti numerosi di rivoli d'acqua che scendono dalla montagna. Thank you.
Qui è iniziata da un po' veramente la discesa da Bocchetto della Forcola verso i laghi di Cancano. E la discesa pensavo fosse un po' più facile, invece almeno finora è comunque abbastanza tecnica da guidare. Forse adesso migliora, visto che c'era un cantiere mobile e dovremmo essere in una situazione un po' più agevole. Vediamo, speriamo. Allora, fino a qui ci sono state lungo il percorso della discesa diverse frane che hanno interrotto appunto la discesa fluida, diciamo, dovendo scendere e risalire. Adesso sembra che da qui in poi, cambiando un po' anche la conformazione della montagna, non dovrebbero essercene più, speriamo, e così possiamo scendere più velocemente verso i laghi. Le ultime parole famose. Thank you.
Quella che era partita come una strada forestale è diventata di fatto un sentiero in questo momento, dunque molto bello, molto facile. In alcuni punti anche molto panoramico, si vede tutta la valle qui a sinistra. Con corrente. Diciamo che bisogna fare un po' più di attenzione adesso, sentiero un po' più stretto, un po' più in costa e molto più panoramico. Wow.
In conclusione sono circa 120 km per 2700 metri di dislivello, la maggior parte dei quali si fanno all'inizio con la salita al passo dello Stelvio, e rimanenti, anche se sono di fatto praticamente soltanto 800-900 metri, sono forse più impegnativi perché comunque sono tutti su fondo sterrato e su strada bianca, su sentieri, single track, e diciamo che comunque sia, fatti i 27 km di salita allo Stelvio, da lì in poi di asfalto non se ne vede praticamente più. È tutto comunque su sentieri o su strade bianche o su forestali, e è un giro sicuramente impegnativo, non proprio gravel gravel, diciamo che è un po' oltre il gravel, però se uno ha pazienza e ha voglia magari anche di sperimentare qualcosa, percorso sicuramente interessante, appagante e con dei bellissimi panorami, soprattutto appunto nella parte dopo il passo dello Stelvio, quella forse un po' più conosciuta, e quindi tralasciando i laghi di Cancano, che ovviamente sono straconosciuti, ma piacevolmente sorpresi dalla Val di Mora, splendida, bellissima e deserta perché non c'era nessuno, e bello davvero. Quindi se vi interessa provare a farlo, attenzione, perché non è un giro facile, né fisicamente né tecnicamente, quindi mi raccomando. Ciao!